Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invincibile San Michele Arcangelo, zelante guerriero celeste, ottienimi dalla Santissima Trinità la grazia di lavorare alla mia santificazione e lo zelo per cooperare con efficacia a quella dei miei fratelli. Proteggimi dalle insidie del nemico infernale e ottienimi di uscire vittorioso dalle sue perfide tentazioni. Amabile San Michele Arcangelo, lodo e benedico Dio che ti arricchì di tanta sapienza, perfettamente obbediente al comando di Dio. Insieme a te hai salvato tanti angeli, degnati di illuminare anche l'anima mia, per mezzo del mio angelo custode, in modo che cammini sempre per la strada dei precetti divini. Godetevi puro, glorioso Arcangelo, le prerogative così belle delle quali vi ha arricchito il Signore. Esercitate, vi supplichiamo, il vostro alto potere a nostro vantaggio, con il tenere lontano dalle anime nostre il superbo Lucifero, il quale altro non brama che la nostra rovina, ma soprattutto soccorreteci nel punto estremo della nostra morte, e così sia. Esempio. San Michele Arcangelo, accompagnato da un gran numero di angeli e con melodie celesti, portò al taumaturgo San Francesco di Paola lo stemma della sua religione, che rappresentava un sole in mezzo al quale era scritto carità, e gli disse: Francesco, questa sarà l'insegna del tuo ordine. Diceva Padre Pio: prima di recarvi qui da me, andate a Monte Sant'Angelo e invocate l'aiuto e la protezione dell'Arcangelo Michele. Padre Pio considerava San Michele un amico prezioso che l'ha sostenuto nei suoi duri combattimenti con il diavolo. Ognuno di noi nella vita conduce un combattimento, ma il nostro è un combattimento vittorioso, perché Cristo è risorto. Lui è vincitore e noi con lui siamo dei vincitori. A volte perdiamo il senso della nostra strada, ma San Michele ci ricorda il giusto sentiero da percorrere e invita tutti a entrare nella grotta per immergerci nell'intimità dell'amore e della misericordia del Signore. Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, scrisse nel suo diario: il giorno della festa di San Michele Arcangelo io vidi vicino a me questo capo che mi disse: il Signore mi ha raccomandato di avere particolarmente cura di te. Sappi che tu sei odiata dal male, ma non aver paura. Chi è come Dio? E scomparve. Ciò nonostante, io sento la sua presenza e il suo aiuto. Fioretto. Onorate ogni giorno il Santo Arcangelo Michele con qualche pratica di pietà. Le orazioni agli angeli. Sia eternamente lodata e ringraziata la bontà di Dio, che ai suoi angeli diede la custodia delle nostre anime. Assisteteci sempre, o nostre guide celesti, così in vita come in morte, ed otteneteci la grazia di essere con voi dopo la morte, a lodare e amare il nostro Dio nel cielo. Allontanateci dal peccato mortale. Fateci piangere le colpe commesse
e aiutateci a farne degna penitenza per ottenere il perdono. Liberateci dalle tentazioni del mondo, del demonio e della carne, e non privateci della vostra speciale assistenza nelle nostre agonie, con il difenderci dagli assalti infernali. Impetrateci da Dio ogni bene e liberateci da ogni male, dell'anima e del corpo, e da tutto ciò che può allontanarci da Dio. Otteneteci di vivere secondo la legge divina, amando il nostro Dio con tutte le forze e il prossimo per amor di Dio. Adornate le nostre anime di tutte le virtù cristiane, specialmente della fede, speranza e carità, affinché possano piacere a Dio. Abbellitele anche di tutte le virtù cardinali, giustizia, prudenza, temperanza, fortezza e soprattutto della virtù angelica, la santa purità. Dateci lo spirito della santa orazione e presentate a Dio le nostre preghiere, con l'impetrarci da esso le grazie necessarie per la nostra eterna salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.